L'auditorium della Guardia di Finanza ha problemi di agibilità, ma nonostante questo sono sempre stati gli unici interlocutori sinceri e sensibili in questi anni verso le nostre problematiche. Non è una polemica, ma un dato di fatto. Secondo il presidente della Società Aquilana dei Concerti, il maestro Battistelli, che dopo una settimana di polemiche interrompe il silenzio e spiega perché il concerto di Noa sarà spostato a Pescara il 5 novembre prossimo al Teatro Massimo. Non ci sono spazi all'Aquila, dice, ma in questi anni si è sempre latitato senza trovare una soluzione. La Società dei Concerti Barattelli è una delle più prestigiose in Italia, ma lo dico sul serio, non perché la rappresento. Ha una storia di oltre 70 anni, sono venuti qui all'Aquila grazie alla Barattelli i più grandi concertisti del secolo scorso. La risposta che c'è stata ormai da troppi anni, che c'è stata dal mondo politico, è una risposta di trascuratezza, di non necessità di fare cultura in questa città. Ci auguriamo, hanno detto i presenti, che sia l'unica e l'ultima volta dopo 70 anni di storia di dover emigrare. L'unica strada, insiste Battistelli, è a creare una casa unica della cultura. La finanza, sempre sensibili, ma il problema rimane se non lo si affronta a monte. Ogni anno noi ci troviamo ad affrontare sempre gli stessi problemi. È evidente che a un certo punto questo non può reggere, si arriva a un momento di crollo, per cui era previsto lì. Poi ci sono dei problemi tecnici di agibilità che da anni si trascinano e che non sono stati risolti, per cui a un certo punto anche il comandante dei Vigili del Fuoco non ha dato l'agibilità, ha fatto il suo dovere e quindi non abbiamo più il luogo dove fare i nostri concerti.